ha le idee chiare la Juventus. Il club, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Thiago Jalò, entro il 1 febbraio cercherà di concretizzare la cessione in prestito di Moise Kean all'Atletico Madrid. Poi, una volta conclusa la sessione invernale del mercato, inizierà a concentrarsi su quella estiva e a muoversi al fine di individuare i rinforzi più adatti da portare a Torino. La priorità, in tal senso, consisterà nel prendere un centrocampista di comprovata qualità capace di vedere regolarmente la porta avversaria. In questi giorni si è parlato molto di un interessamento nei confronti di Lazar Samardžić, tuttavia la pista in questione si è raffreddata sia per le pretese economiche del padre del serbo che per l'inserimento del Brighton di Roberto De Zerbi. Da qui l'idea di mettere nel mirino un altro protagonista della Serie A, ovvero Teun Koopmeiners, cresciuto a livello esponenziale a Bergamo sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. L'olandese in 26 apparizioni complessive ha totalizzato 7 reti e 4 assist, rivelandosi spesso determinante per le sorti dell'Atalanta. Un bottino eccellente, che ha spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a stringere i tempi e gettare le basi economiche della trattativa. Le parti, stando a quanto riportato da Sky Sport, si incontreranno ad inizio febbraio e nell'occasione il manager bianconero avanzerà una proposta da 40 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi stagionali. La strategia è chiara: agire subito, in modo tale da opzionare il 25enne e bruciare la folta concorrenza. Juventus, colpo da 40 milioni più bonus, Giuntoli prepara il blitz, Koopmeiners, nello schieramento tattico di Allegri, potrebbe giocare insieme ad Adrien Rabiot oppure prendere anche il suo posto alla luce delle complicazioni emerse in fase di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Giuntoli vorrebbe confermarlo e chiudere subito la pratica, ma la madre agente dell'ex PSG, Véronique, ha rinviato ogni discorso a primavera strizzando l'occhio al Manchester United. La Juve dal canto suo, a prescindere da quello che sarà il futuro di Rabiot, è pronta a puntare forte su Koopmeiners. L'ex AZ Alkmaar è ritenuto l'innesto ideale da Massimiliano Allegri, abile in fase offensiva, generoso in quella del recupero del pallone. Inoltre, è un rigorista affidabile ed ha la capacità di trascinare i compagni grazie al proprio carisma. Tutte caratteristiche molto gradite ai bianconeri che, come detto, a stretto giro di posta si muoveranno in maniera concreta per posizionarsi in pole position. 2. Juventus, sprint per Sudakov, 35 milioni per giugno, ma serve una cessione. Nei giorni scorsi Allegri ha accolto il difensore portoghese Thiago Jalò che andrà a rinforzare il pacchetto difensivo che sta già dando garanzie, seconda miglior difesa del campionato. È plausibile che possa arrivare un altro rinforzo in questi ultimi giorni di mercato, ma per grandi nomi bisognerà attendere giugno. Il classe 2002 Georgi Sudakov fa parte della lunga lista di obiettivi della Juventus, più in ottica giugno che per gennaio, anche alla luce del fatto che la sessione invernale si avvicina alla chiusura. Come rivelato da Fabrizio Romano, proseguono i contatti della vecchia signora per il talentuoso centrocampista ucraino che lo Shakhtar Donetsk valuta circa 30-35 milioni di euro. Il suo contratto è in vigore fino al 30 giugno 2028, ma lo Shakhtar è aperto alla possibilità di cederlo, per la giusta cifra. Il discorso tra Juventus e il club ucraino si riaprirà dopo la chiusura della finestra invernale, previsto per il 1 febbraio.
Giuntoli e Manna, però, sono consapevoli che servirà portare a termine almeno una cessione importante. Al momento i nomi in ballo sono quelli di Moise Kean e Samuel Eiling Jr. L'attaccante piace principalmente all'Atletico Madrid, ma anche ad alcuni club di Serie A. Su Eiling ci sono richieste dalla Premier League, ma ancora in uno stato embrionale. Il primo obiettivo per il centrocampo resta Theoen Koop Miners, che ha una valutazione piuttosto alta. Anche Sudakov però ha caratteristiche simili. Predilige il ruolo di trequartista e ha confidenza con Laporta. In stagione ha collezionato 3 gol tra campionato e Champions. L'anno scorso aveva totalizzato 5 gol e 11 assist, dimostrando la propensione offensiva. Le sue caratteristiche si incastrerebbero molto bene con quelle dell'11 bianconero. L'AL Ittihad fa follie per Solé, il piano della Juventus. Una proposta clamorosa che l'AL Ittihad è intenzionata a recapitare alla Juventus, proprietaria del cartellino del calciatore, e a Matias Solé, che si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista nel campionato del neopromosso Frosinone, con un bottino sin qui di 9 gol in 19 partite. L'ultimo, il gioiello su calcio di punizione con cui ha mandato KO il Cagliari in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, deve probabilmente aver varcato i confini dell'Italia e fatto una capatina pure in Arabia Saudita e Riyadh, dove ha sede l'AL Ittihad, formazione campione in carica della Saudi Pro League e alle prese in questi giorni coi capricci della sua stella di prima grandezza, Karim Benzema. Secondo quanto raccolto dal collega argentino Cesar Luis Merlo e rilanciato da Sky Sport, il club saudita, allenato da Marcelo Gallardo, ha manifestato la sua disponibilità ad offrire fino a 30 milioni di euro per il calciatore argentino, per il quale sarebbe pronto un contratto particolarmente vantaggioso. Al momento la volontà di Solé è di concludere la sua prima stagione da titolare in Serie A a Frosinone, per poi affrontare il discorso relativo al proprio futuro con la Juventus a giugno. Il talento classe 2003, che ha disputato circa 70 partite tra Primavera e Juve Next Gen, dopo il suo approdo dal Vélez nel 2020, ha esordito in prima squadra il 30 novembre 2021 in una partita contro la Salernitana e ha collezionato complessivamente 21 apparizioni in bianconero, con una rete all'attivo. Sotto contratto con la Juventus fino all'estate 2026, Solé è finito nel mirino oppure nel mirino di diverse formazioni di Premier League, rimaste impressionate dai colpi dell'attaccante che sta facendo le sue fortune nella formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Tottenham, Newcastle, Crystal Palace e West Ham hanno effettuato dei sondaggi nelle passate settimane, ricevendo come risposta che la valutazione attuale del ragazzo balla tra i 25 e i 30 milioni di euro, destinata a salire se continuerà a migliorare le sue statistiche con la maglia del Frosinone. La Juventus dal canto suo non ha ancora deciso per giugno se cogliere l'opportunità di effettuare una significativa plusvalenza dalla sua cessione e finanziare magari l'acquisto di un grande centrocampista per la prossima stagione o rimetterlo a disposizione di Massimiliano Allegri per giocarsi la sua grande chance di imporsi in bianconero.